Educazione, fratellanza, accesso alla cultura, al cibo, all'acqua, alla salute e alle infrastrutture. Al Segretariato Generale delle Nazioni Unite per parlare di sviluppo della cooperazione economica e sociale nell'area del Mediterraneo, il sindaco a Corinti ha toccato molti temi, tutti legati a quello che è decisamente più nelle sue corde, la pace tra i popoli. La cooperazione, ha esordito il sindaco, è il modo per evitare le guerre e andare oltre il Mediterraneo, un focolaio di tanti potenziali guerre. Sono siciliano, di Messina, ha affermato, nel cuore del Mediterraneo, e lì sentiamo la tensione che cresce vicino alla nostra terra. La cooperazione è il modo per evitare le guerre e per andare oltre. È il Mediterraneo perché è un luogo di conflitti e focolaio di tante potenziali guerre. E perché ci sono ancora le guerre? Proprio perché qualcuno deve arricchirsi a discapito di altri. Questa è la malattia dell'uomo e che è diventata anche contagiosa. A Corinti ha insistito molto sulla necessità di un cambio di approccio, criticando quello dell'Occidente, sempre teso a rubare agli altri, usando qualsiasi mezzo, inclusa la guerra, per mantenere un tenore di vita che non è negoziabile. Il suo invito dunque è quello di cambiare prospettiva per cambiare il mondo, partendo dai rispettivi paesi. Da qui la proposta del sindaco che vi facciamo ascoltare integralmente. Ecco perché faccio anche una proposta di fare proprio a Messina, che simbolicamente nel cuore del Mediterraneo, tra nord e sud del mondo, tra oriente e occidente, luoghi delle crociate e dello scontro, deve diventare il luogo dell'incontro. Chiederò all'ONU, alla comunità europea, a voi che siete qui, di costruire insieme una università della pace proprio a Messina.